Ambiente e parchi. Attività delle commissioni. Giunta delle elezioni. 7 giorni in consiglio. Nel corso della settimana si sono riunite tutte le commissioni consiliari per le informative della Giunta in merito alle materie di competenza. Si è riunita anche la Giunta per le elezioni. In primo piano. La 5ª Commissione Ambiente si è riunita per ricevere un'informativa dall'Assessore all'Ambiente, ai Parchi e alla Protezione Civile in merito alle materie di competenza, con un approfondimento sulla termoregolarizzazione degli edifici. La prima commissione, Bilancio e Affari Istituzionali, con l'assessore al personale, ha iniziato l'esame delle proposte per creare il segretario generale della Giunta e diminuire il numero delle direzioni regionali. La seconda, Pianificazione Territoriale, e la terza, Economia, Industria e Turismo, hanno incontrato rispettivamente l'assessore all'urbanistica e gli assessori al turismo e all'immigrazione per la definizione del programma di lavoro. La sesta, Cultura, si è incontrata con l'assessore alle politiche giovanili per il diritto allo studio universitario e la cooperazione decentrata. La quarta, Sanità, ha ricevuto una informativa dell'assessore alla tutela della salute e ha espresso il parere sul piano di rientro della spesa sanitaria. Prima riunione della Giunta delle elezioni, che ha il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun consigliere per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Nell'incontro è emersa la necessità da parte di tutte le componenti politiche di valutare con una maggiore attenzione i presunti casi di conflitto di interesse. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato una delibera in merito alle risorse per le dotazioni strumentali fornite ai gruppi consiliari. Il provvedimento prevede che per i beni e i servizi accessori non si possono superare i 7.500 euro a consigliere. Per ottenere le dotazioni è necessario che il presidente di ogni gruppo compili apposita domanda. Inoltre non sono ammesse a bilancio del Consiglio le spese di rappresentanza dei gruppi per studi e consulenze.